Amici di Video Varese, eccoci di nuovo per l'appuntamento con lo sport, ma in principal modo si parlerà di Varese Calcio. E l'ospite che abbiamo con noi in studio, come potete vedere, è Odu Amadi. E poi abbiamo anche il nostro grande tifoso Rinaldo, o Rinaldinho, come preferisci essere chiamato. Mitico, dico. Mitico, il mitico Rinaldo. Mitico. Anzitutto dobbiamo far chiarezza su come si pronuncia il suo nome, perché lui l'ha un po' varesinizzato, Rinaldo, e ti chiama Indu Almandi. No. Che non è proprio così. No, non è. E allora com'è? Odu Amadi. È Odu Amadi. Odu Amadi. Odu Amadi. Che è il cognome, giusto? O sì. È il nome? No, il cognome. È il cognome. Odu Amadi. Sì, e nome Namdi. Namdi Odu Amadi. Non un D Indu Almandi. No, mio è un no. D. No. Quindi, ripeti. E poi c'è anche... chiedi da bere. No, guarda, non è chiedi da bere. In inglese... Un D in Indu Almandi, chiedi da bere. No, non è in così. In inglese, cioè, allora, ci deve bere. Diciamolo giusto? Namdi Odu Amadi ci deve bere. Però poi tu a un certo punto della tua carriera hai detto, per non avere complicazioni, mi chiamate semplicemente Odu. Odu. È avvenuto Galliani, mi ha detto, Odu. Non probabilmente Galliani, sì. Così come Rinaldo era in difficoltà. Ha detto Odu. Sì, ti chiamiamo Odu. Nome brasiliano. Ho detto va bene, Odu. Quindi anche questa è una chicca, cioè è stato Galliani, sì, che ha stabilito che tu da quel momento ti chiami Odu. Ti dovevi chiamare Odu. Che si fa prima. Non Indu Almandi. No. Odu. Allora, Odu praticamente nasce a Lagos il 17 ottobre 1990, quindi hai 23 anni, sì. E adesso noi vorremmo che tu ci racconti un po' quella che è stata la tua carriera fin dai primi calci. Sono nato il 17 ottobre 90, e da lì ho cominciato quando ero 7 anni, ho cominciato a giocare calcio a Pepsi Football Academy in Nigeria e poi sono aggregato a Onda 17 in Nigeria, ho fatto nazionale e poi mi hanno preso anche Onda 20, sono venuto qua da Milan, mi hanno visto su Onda 17, sono venuto qua a fare provino e mi hanno preso. E da là ho giocato Primavera con Evani, quando c'era Evani, poi Stroppa e poi sono andato in prima squadra con Allegri. E quindi noi possiamo ricordare che Odu ha già debuttato in Serie A. Hai capito. E quando hai debuttato in Serie A, ce lo ricordi? Sì, mi ricordo, contro Catania, San Siro, quando sono entrato da posto di Inzaghi. Mi ricordo bene. Raccontaci un po' di emozioni di tuo debutto. Sono molto emozionato perché la prima partita che ho fatto a San Siro è Coppa Italia contro Palermo, finale di andata a San Siro che abbiamo vinto in primavera quando c'era Giovanni Stroppa, e sono emozionato di giocare quella erba, tifosi, non tanti come in Serie A, ma c'è un po' di gente. E il mio debutto in Serie A, sono emozionato, ho fatto bene quando sono entrato, è entrato così 1-1, non è facile per un giovane come me, ma ho fatto bene. In quel momento probabilmente i tuoi sogni erano quelli di riuscire a rimanere al Milan e fare la tua carriera lì, poi invece insomma ti hanno mandato a farti le ossa? Sì, mi hanno mandato a fare esperienza perché davanti là c'è Inzaghi, Ibrahimovic, Poato, Ronaldinho, Robinho, Cassano. È diventava difficile. Un po' difficile. Sì, per me è un po' difficile, devo andare a Senti, fare esperienza. Che ricordi hai di questi grandi campioni che hai avuto modo di conoscere? Chi ti ha impressionato di più, magari sia a livello tecnico ma anche caratterialmente? No, a livello tecnico, sai, io sono d'accordo con Ronaldinho quando ero lì, è mio amico, anche Thiago Silva, quelli brasiliani, anche quelli italiani come Pirlo, Nesta, mi prendono in giro come anche quando giochiamo, anche Gattuso, loro sono bravi e mi hanno dato tante consigli. Raccontaci qualche aneddoto, qualche scherzo che ti hanno fatto. Ok. quando era lì con la prima squadra, sai che giochiamo in qualificazione di nazionale, Onda 23, sì. E ogni settimana vado in nazionale.
e Boateng e Ibra dicono, oh ma va, Odu, sempre Cassano, ogni settimana va in nazionale, ma tu scrivi per loro che... Eri raccomandato, sì. Perché se sei convocato e tu fai la convocazione, ho detto no, mi prendono in giro, ma scherzavano. Quindi possiamo dire che tu alla fine, anche se sei molto giovane, 23 anni, Rinaldo ha già avuto grandi soddisfazioni. Io mi ricordo quei tre magnifici gol che hai fatto alla Confederation Cup, Odu Amadi, una tripletta che l'ha messo fra l'altro nell'albo d'oro del calcio, perché praticamente è entrato nella storia, perché è stata la prima tripletta alla Confederation Cup di un africano. Sono molto contento. Sai che ho perso, non ho fatto Coppa d'Africa con loro, ho fatto male proprio quando volevano andare a fare quella torneo, e sono stato 6 mesi quando sono arrivato a Varese l'anno scorso. E quando sono rientrato devo lavorare bene, ho fatto bene, sono andato lì, ho fatto 3 gol, diventavo un primo africano di fare tripletta in Confederation Cup. Senti, noi faremo tutti i tipi di danze propiziatorie per ovviamente fare in modo che tu possa andare al Mondiale in Brasile, però tieni presente che se mai il percorso della Nigeria incrocerà quello dell'Italia, tu non devi segnare, ok? Hai visto la partita contro l'Italia, non segnavo. Vedi che ci si può sempre mettere d'accordo, per cui se incontreremo la Nigeria ci darai una mano, visto che tanto ormai il calcio scommesse non fa più notizia, ci darà una mano a passare il turno. Sappiamo sicuramente che non è così, perché lui è un serio professionista. Rinaldo, che invece è un attento diciamo osservatore di tutte le tecniche di gioco e soprattutto un grande sostenitore del 4-3-3, Rinaldo adesso... No. Come no? Come no? Non sono... Ancora non hai digerito il 4-3-3? No, non lo digerisco, è troppo Però si sono visti dei progressi, a parte no, forse... No. Quindi? 4... Mi ha detto 4-4-2. Sì, di solito lui fa 4-4-3 e viene fuori 11. 4-4-2, no? Sì. Netto. Insomma, il netto l'ha inserito. Il netto messo dentro lì. Che vedi che dopo al Paoletti ci arrivano, l'Odu... viene giù, manda dentro lì, sì, netto. Allora, come gioca l'Odu? L'Odu salta l'uomo, e poi però non si allarga, ecco, magari, lui stringe sempre il centro. Può trovare il netto, no? Tum, il netto lui, tuc, tuc. Gol. Mentre l'Odu come fa? L'Odu, lui, velocemente, tum, pam, la risposta. Ah, ok. Tra le novità, fra l'altro, di questa puntata, abbiamo una particolarità, che abbiamo anche... l'uomo da bordo campo. Dietro la telecamera come la Jalapas Band, esatto. Sento solo la voce. Non ha un volto e quindi può fare un po' quello che vuole, no? Ti consegniamo Odu per un momento per fargli delle domande inquietanti. Io vorrei sapere un paio di cose da Odu. La prima, quanto ci tieni a giocare il mondiale con la Nigeria quest'estate? Secondo me io ci tengo tanto a giocare il mondiale, perché è un sogno. Quando fa questa mondiale, mi sa che è un sogno che da quando ero piccolo, quando vedo giocatori come Ronaldo, Robinho, Ronaldinho, Messi. Il mio idolo, Messi, tutto. E anche io devo fare questa... Beh, tifo anche per Ronaldo quando... Grazie. Vedi che lui ha già messo... Sì, lui, guarda, bravissimo. Già un po', comincia a tingersi di nigeriano. Perché poi lui, Rinaldo, in realtà è originario del Ghana. Cioè, poi dopo, stando qui in Italia, l'evoluzione di Darwin l'ha fatto diventare, l'ha italianizzato, un po' varesinizzato. Altre domande lì fuori onda? Un'altra domanda, sì. Tu sei qua in prestito a Varese, sì, dal Milan, quindi molto probabilmente tornerai al Milan a fine campionato. Certo, io volevo tornare da dove sono cresciuto, a giocare... con loro, secondo me basta fare... Non a Lagos, però. Non a Lagos. Per tornare indietro solo... non proprio all'inizio, no. Quindi, senti che per te la Serie B è un po' stretta, vuoi la Serie A? Secondo me sì, ma non è... un campo non è come quella di Serie A. In Serie A c'hai più spazio di fare tutto quello che vuoi, ma qua è un po' stretto, siamo... Quindi secondo te è più facile mettersi in evidenza in Serie A se uno ha buone capacità tecniche che in Serie B? In Serie A sì, secondo me sì, c'hai più spazio di fare quello che vuoi.
di fare il dribbling come com'è il dribbling. Fallo vedere. Perché poi non picchiano così forte. Hai visto come in Serie B? Picchiano? Picchiano. Hai visto partita contro Avellino? Pum, pum. Ma loro devono prendere la palla, non la mia gamba. Dato che vuoi giocare in Serie A, preferiresti col Milan, magari trovando poco spazio? Comunque la mia domanda è, al Milan può darsi che troveresti un po' poco spazio. Preferiresti fare un'altra esperienza in prestito in qualche squadra di Serie A, magari giocando più spesso, o proprio riaggregarti al gruppo del Milan e fare un po' meno presenza, insomma? Io vorrei giocare con il Milan, perché adesso se continuo così come sto facendo, rimano là e gioco. Dipende da mister cosa vuole. E se mi mandano in prestito a giocare e fare ancora esperienza, vediamo. Senti, come ti trovi con Gautieri? Bene. Ti sta facendo giocare un po' di più dell'allenatore che c'era a Brescia, che era? Sì, Bergodi. Bergodi a Brescia non è che non giocavo, ma non tanto come qua quando sono arrivato. E quando c'era Giampaolo che mi ha portato a Brescia, giocavo, ho fatto 5 partite bene con lui e mi hanno mandato via. E con Bergodi giocavo, ma non tanto. Non andavi bene per il loro gioco? Sì, non è il sistema del mio, non è come gioco io. Là facciamo 3-5-2, un po' fatica a giocare, meno spazio per me per giocare. Da quando sono arrivato qua a Varese giocavo di più e fa vedere che... Rinaldo, sabato ore 15, stadio Franco Ossola, arriva la penultima in classifica, che però con la quale siamo andati a giocarci una promozione in Serie A, e un grande gol di Al-Sharawi. Okay. El-Sharawi. Ti ho corretto. Non è come Al-Jazeera. No, El-Sharawi. È proprio stato Sharawi che ha... Sharawi che ha già fregato. Ricordando l'andata. Ma come si fa con l'andata? Tu non c'eri all'andata. No, ce la ricorda Rinaldo l'andata. Tu non c'eri all'andata, noi purtroppo ce la ricordiamo, è stata una partita molto brutta. Che aveva fatto 2 gol Paoletti, o no? Sì. E poi? C'ho fatto 3 gol. 3-2. 3-2. Ma se non si può perdere una partita così. Fra l'altro in Padova, proprio nell'ultima partita con... Capri. Con Capri. Con Carbi. No, questa non la tagliamo perché la No, tagliamo. Questa rimane. No. Questa rimane e vinci una vacanza a Capri. Non va la vacanza a Capri. No, questa non rimane. No, questa non possiamo tagliarla perché è bellissima. Alzerà l'occhio. Abbiamo capito che hai sbagliato. No, Carpi. Allora, Carpi. Ma con Carpi va che hanno fatto 1-1, eh? Hanno fatto 2-2, però vinceva il Capri. Il Capri. Vai. Sì. Poi è fascinato. Oh, poi quell'altro come si chiama? Capri Carpi. Ascolta, quell'altro lasciamo stare Capri, Ischia. No. Vengo anch'io a vedere Capri. La partita allora, eh? Ma la squadra di calcio il Capri. Carpi, non Capri. Allora, parliamo di questa partita che ci sarà sabato alle ore 15, un po' delicata. Quindi, cioè, ascolta un attimo, noi guardiamo, tu dovresti giocare, giusto? Sì, quindi, sì, adesso sto meglio. Sì, quindi, sì, devi giocare, ne parlo di Dio, se no, partiamo. Noi, cioè, vorremmo vincerla quella partita lì. E quindi tu, Sì. Quella è una partita che dobbiamo vincere, niente pareggio. Dopo vedi, il fatto è questo, lui come dice, pum, rigore. Tu devi saltare l'uomo, perché per creare situazioni di pericolo devi saltare l'uomo. Nella prima stagione che sei venuto a Varese, hai fatto molto bene nelle prime partite, poi ti hanno studiato, facevi un po' fatica a saltarlo l'uomo. Adesso, cioè, sabato ce lo salti l'uomo? Sì, boom. Io...
Devo saltare uomo sempre. Basta. Saltare uomo e fare gol. Sì. E fare gol ai miei compagni. No, anzitutto facciamo segnare un po' anche Pavoletti, perché assegna più. Senti, vabbè, di cosa possiamo parlare? Parte tecnica l'abbiamo affrontata. Vincere, sappiamo che bisogna vincere per forza. Tifosi, devi dire, vuoi dire qualcosa ai tifosi? Io sai ma le vogliono non... tutti bene. Cioè, c'è un coro che ti piacerebbe sentire. Oh, du, oh, du, du, oh, oh, du, du, proviamo. Ma oh, io... du. Magari poi te lo fanno. Allora, come fanno? O due Amadi dice che lui ci fa tre gol. Se no. Voi cominciate, oh du, oh du, oh, facciamo sentire, oh du, oh du, anche voi, e come oh, fa? Oh du, oh du, oh du, va bene, quindi vi invitiamo a incitare, per ti gasi, no, se ti incitano, giusto? Se va fanno, bene. Sì. Eh beh, sì, come se fanno, se lo chiediamo noi di Vido Varese vedrai che lo fanno. Allora, tifosi, mi raccomando, questo video sarà postato su tutti sui social, lo vedranno tutti quelli delle tifoserie. Oh, incitate Odu, che Odu poi contraccambia. Allora, io direi che a questo punto abbiamo detto tutto. Abbiamo parlato di Capri, abbiamo parlato di vacanze. Ma che Carpi! Mamma mia! Ma no, è Capri! A questo punto. Non fanno incazzare! Direi che a questo punto possiamo chiudere. Se vuoi fare tu delle domande a noi, noi siamo qui pronti per rispondere. Intanto salutiamo in regia Alex Peruzzo nella parte tecnica, possiamo anche inquadrarlo, con noi c'è un fotografo che ormai è entrato a far parte di questa famiglia e collaborerà con noi, Simone Raso, si sta divertendo tantissimo, l'abbiamo messo su una camera. Io sto intrattenendo, nel frattempo tu hai preparato qualche... Non c'è niente qua. Ma tu, quali sono le domande che abbiamo fatto a te? Amici di Video Varese, ci troviamo costretti a concludere perché, come vedete, nel frattempo Odu mi ha portato via tutto l'elenco delle domande, quindi abbiamo esaurito gli argomenti. Grazie a Odu, grazie a Rinaldo. Perché me l'hai portato via? Un saluto a tutti i turisti di Capri e alla prossima. Ciao. Ciao.